caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. Ma siccome sei molto lontano, una mail ti scriverò. Scherzi a parte, il tema della bucuriosità di quest'oggi è proprio questo. È meglio una mail o la classica lettera? E sulla mail ci vorrà il francobollo. Vorrei protestare contro l'ultima scena, in cui si vede gente che precipita da alti edifici. Io ho lavorato tutta la vita in un alto edificio e non mi è mai capitato, neanche una volta, di... Ah! Quando si tratta di scrivere una lettera, preferite carta e penna o l'email? Lettera. Io sinceramente la lettera, basta che funzioni. Una lettera, decisamente una lettera. Che arrivi, che non ci impiega 7 mesi ad arrivare la lettera. Email. Lettera. Io preferisco l'email. Perché è più romantica, più bella. Sì, è più veloce, è molto più semplice. Una lettera da carta, sai? E perché la lettera si scrive di porcellana. Sì, è una cosa buona. La lettera, sempre. Mail, indubbiamente. Ti salutiamo, sì, con la nostra faccia sotto i tuoi piedi. È proprio un massimo. Perché? La nostra faccia. Il peccatore, uno fa una benedetto. I tuoi piedi. Senza chiederti nemmeno di stare fermo. Puoi muoverti. Abbiamo capito cosa preferite usare per scrivere, ma dite la verità, se a scrivervi è un vostro caro, preferite la carta o il suono della tastiera? Preferisco ricevere email perché le cose le so prima, solo per questo. Sempre la lettera. Una lettera. Una lettera mi piacerebbe. Sì, mi piace moltissimo leggere la lettera, toccarla, sentirla. Sempre la mail. Pacco, con una lettera assieme. Vabbè sì, la lettera d'amore, certo. Quando la ricevo, ma una lettera preferisco. Una lettera? Ma anche le mail va benissimo, poi le ricevi anche sul telefonino, quindi è più comodo di così. Perché è un ricordo, te la rivedi. In occasioni amorose mi piacerebbe ricevere la lettera, certo. Anche se non riderò e non piangerò con te e non ti bacerò mai, io ti amo dal più profondo del cuore. Il calore dell'inchiostro, l'inclinazione della scrittura o l'immediatezza e la velocità di internet, in entrambi i casi vi sono dei pro e dei contro che rappresentano anche un po' il nostro carattere. Ma cosa ne penserà il nostro esperto? Si preferisce la lettera, è un soggetto molto più sentimentale, che ragiona, pensa e agisce in termini molto più intimi che non istintivi. Quindi è un momento di maggiore riflessione e quindi di un momento di maggiore sincerità. Questa lettera puzza di abbruciaticcio. L'email è molto più istintiva, è un grosso gioco, è una sorta di istrionismo. In futuro si chatterà, cioè si parlerà attraverso la tecnologia. Punto e virgola. Punto. Punto e un punto e virgola.